come quando in ufficio ti montano una macchinetta del caffè nuova e vai a provare il caffè. Sai già che ti deluderà perché parti già prevenuto, poi lo provi, lo assaggi ed è ancora peggio di quanto ti immaginavi. Per la serie Il Doc Assaggia Cose, oggi andrò a provare il Pandoro al cacao della Baoli. Non l'avevo mai visto in giro, forse questo è il primo anno in cui lo fanno. Pandoro, classico dolce natalizio, per me è migliore. Questa versione al cacao, diciamo che mi fa partire un pochino prevenuto perché per me il dolce, cioè il Pandoro è buono, quello bianco, quello classico, eccetera, eccetera. Questa è una versione alternativa, chissà se è buona, insomma, andremo ad assaggiare, vediamo se vale la pena. Siamo ancora lontanissimi a Natale, quindi per me non lo considero neanche come se fosse un dolce natalizio, semplicemente così, un dolcetto è buona. Credo che ci siano più versioni, diciamo di più dimensioni, questa è quella da 100 grammi, quindi diciamo monoporzione in realtà no, perché tecnicamente sarebbero due porzioni, qua dovremmo mangiarci due persone, però vabbè, adesso spacchettiamo e vediamo cosa c'è e come è. Allora, una volta aperto si mostra così con la bustina, diciamo, piccolina, e poi questa che è, anziché il classico zucchero a velo che solitamente si mette sul Pandoro, è una bustina di cacao zuccherato, quindi che si aggiunge ovviamente al Pandoro, che oltre ad avere il cacao nell'impasto dovrebbe avere anche delle gocce di cioccolato, che così qua dall'esterno. Non voglio dire che siano non pervenute perché qualcuna, qua ce n'è una, ma insomma, vediamo. Allora, ho provato a spolverare il cacao alla bella e meglio, però non essendoci la busta da poter shakerare, quella grande come il Pandoro tradizionale che uno crea l'aria soffiandoci dentro e poi shakera tutto, ovviamente qua ho dovuto semplicemente lanciarglielo sopra. Ma vabbè, diciamo che già non partiamo proprio bene bene bene. Adesso andrò a tagliarlo e vediamo se vale la pena. Allora, una volta tagliato si mostra in questo modo, come vedete le gocce di cioccolato sono veramente esigue e praticamente quasi non pervenute. L'odore è di merendina al cacao, fondamentalmente. E andiamo all'assaggio e vediamo se effettivamente vale la pena. Come dicevo, partivo un pochino prevenuto, ma oddio, allora. Direi che è un po' come quando in ufficio ti montano una macchinetta del caffè nuova e vai a provare il caffè. Sai già che ti deluderà perché parti già prevenuto, poi lo provi, lo assaggi ed è ancora peggio di quanto ti immaginavi, perché è terrificante. Cioè, allora, non è buono. Cioè, non è che ha un cattivo sapore, però sto cacao in polvere ti finisce nei polmoni, ti soffoca, cioè veramente non è come lo zucchero a velo che si attacca, ma è veramente una cosa quasi pericolosa, mi stavo strozzando. Il sapore di una merendina qualunque non sa di Pandoro, sa di merendina. Però si sa che la morte sua del Pandoro è pucciato nel latte, quindi vediamo se pucciato nel latte guadagna un minimo. Quindi la mia solita tazza bellissima, pucciata. No, non guadagna per niente. Quindi, per ciò che mi riguarda, strabocciato, cioè proprio strabocciato. Ditemi voi se l'avete provato e se vi piace, poi parliamone insieme, però, boh, cioè, dai.